È uscito finalmente il nuovo attesissimo lavoro dei Pancras, una delle più importanti, o a questo punto anche longeve, formazioni di punk rock italiano. La band è in tour per presentare il disco, sarà vicino a noi a Pavia il 20 di luglio, un festival che si chiama Bubble Festival, l'occasione per parlare del disco e del tour con Paletta, il bassista della formazione. Ciao Paletta. Ciao, grazie mille per la chiamata e saluto tutti i vostri ascoltatori. Ciao ragazzi e ragazze. Il nuovo disco si chiama Il Lato Ruvido. Io direi di partire proprio dal titolo. Perché Il Lato Ruvido? Qual è Il Lato Ruvido? Qual è il lato ruvido dei Pancras? Vabbè, il lato ruvido che abbiamo sempre avuto quando abbiamo iniziato nel, come dicevi te, siamo ormai longevi, nel lontano 1989, e praticamente avevamo iniziato facendo delle canzoni che comunque avevano un forte impatto, soprattutto con la musica punk distorta, comunque con quelle sonorità. Dopodiché, col passare degli anni, come è abbastanza fisiologico, si vanno a sperimentare altre sonorità e tutto qua, per poi alla fine riuscire a capire qual è veramente il lato di una band, e il nostro lato ruvido appunto è quello di riprendere quelle sonorità rock che avevamo preso all'inizio della nostra carriera, diciamo. Un lato ruvido che viene fuori anche dai testi, molti sono molto combattivi, ve la prendete un po' con col politicamente corretto, con le chitarrine smorte. Esatto, sì, dai, diciamo che questo è forse è l'unica cosa che è rimasta completamente uguale nei 28 anni comunque della nostra strada, nel senso che i testi comunque siamo sempre stati portati a farli in maniera critica, riflessiva, o comunque in maniera che faccia vedere alla gente come sta veramente andando adesso. Ecco, quello penso che sia la cosa che evidenzi più i nostri testi. Quindi non vogliamo insegnare niente a nessuno, vogliamo soltanto far vedere come stanno andando le cose nella nostra vita. Il disco è stato subito accolto benissimo, perché è arrivato ai vertici della classifica di vendita sia in digitale che in vinile, perché voi vi ostinate a produrre ancora anche il vinile. Che meraviglia, facciamo fatica a trovare le dita, devo dirti la verità, però è di un romanticismo pazzesco il vinile. Adesso comunque parlandoci chiaro, il CD ha tutti i vantaggi del mondo, non si rovina, comunque è supportabile da tutte le parti, e quindi non è neanche complicato portarlo in giro, però il fascino di avere tra le mani un vinile, prendere la copertina, metterci dentro i testi scritti in grande, che quindi non devi avere 10 decimi di vista e tutto quanto, ci è sempre affascinato. Infatti è stato premiato, perché pare che stia comunque ritornando abbastanza la moda. Ci sono i ragazzini che vengono a vedere i concerti che chiedono ai loro padri se hanno ancora il giradischi. Parlando della musica di questo disco, dicevamo prima che siete partiti sì dal punk, ma poi avete allargato in qualche modo gli orizzonti. In questo disco davvero vi siete rivolti a 360 gradi, perché ci sono tre ospiti abbastanza inaspettati: sono i Modena City Ramblers, lo Stato Sociale e un rapper che si chiama Shiva. Come sono nati questi incontri? Perché avete scelto di collaborare con loro? Sì, parto con i primi che hai accennato, sono i Modena City Ramblers, con cui abbiamo comunque condiviso i palchi da proprio dagli inizi. E con loro era nata proprio un'amicizia, una simpatia, soprattutto in quei tanti casi in cui ci trovavamo a suonare assieme in situazioni di emergenza, tipo raccolte fondi, manifestazioni contro le occupazioni e tutto quanto. E tra i gruppi, diciamo, quelli che aderivano sempre a queste situazioni, c'eravamo noi e loro, e quindi è venuto abbastanza spontaneo far sentire quello che pensavamo di tutta questa situazione e quello che per noi contano loro. Per loro contiamo noi. Con Tito Faracci è stata una cosa, no, con lo Stato Sociale è stata anche lì un'altra cosa abbastanza avvenuta al momento, nel senso che ci siamo conosciuti, loro erano nostri grandi fan. Tu tieni conto che tutti quelli di cui stiamo parlando, a parte di Modena, hanno una quindicina di anni in meno di noi, e quindi anche loro erano molto, molto incuriositi del fatto di capire se ci poteva essere una collaborazione. A noi piaceva molto quello che stavano facendo
facendo, comunque, malgrado il loro genere non c'entra niente con il nostro, e infatti abbiamo capito che sono delle persone comunque, cioè quelle tipiche persone che quando dicono una cosa la fanno, quindi molto pratiche, e infatti abbiamo chiesto se volevano intervenire nella canzone In Fuga, l'hanno fatto. Invece Shiva è un giovane rapper che abbiamo incontrato nel bar sotto casa nostra e che adesso tra l'altro ha firmato un contratto con Oniro, che è praticamente diciamo la base di tutti i rapper, che è a Roma, di tutti i rapper emergenti, un po' così, e anche con lui gli abbiamo chiesto se ci voleva scrivere qualcosa dall'alto dei suoi 16 anni e infatti ha scritto delle cose che secondo me bagnano il naso a molti rapper italiani che ci sono in questo momento. C'è una quarta collaborazione, una canzone Picchia più duro, che è una collaborazione ancora più strana, che è quella di Tito Fraci, che è lo sceneggiatore di Topolino in Italia e anche di Landog, comunque è uno sceneggiatore abbastanza importante, anzi importante, che anche lui l'abbiamo scoperto tramite un amico che era nostro grande fan e ci ha chiesto, anzi in punta di piedi timidamente, che ci aveva scritto un testo, se volevamo potevamo musicarlo, e non l'abbiamo fatto, e la canzone è Picchia più duro. Anche i testi sono molto interessanti in questo disco. Vorrei fermarmi solo su uno, non abbiamo il tempo di analizzarli tutti, ma un testo molto particolare, a suo modo anche coraggioso. Il titolo della canzone è semplicemente un numero verde, 800-588-605. Cos'è questo numero verde e perché questa canzone? Allora, il numero verde è il numero verde di ACA, delle associazioni contro gli abusi in divisa. Abbiamo conosciuto questa associazione tramite ragazzi comunque che hanno organizzato un concerto per ricordare Federico Aldrovandi, e è un numero verde che è stato comunque inventato per cercare di tutelare la gente che subisce degli abusi in divisa, e possono capitare, non sono soltanto gli abusi in divisa che sono andati malissimo, come quelli che ti ho accennato, come Cucchi, come Aldrovandi, come Uva e tutto quanto, ma anche i piccoli abusi che magari quando uno è il più debole davanti a una una divisa che dovrebbe tutelare, dovrebbe essere al servizio del cittadino, però purtroppo capitano, e non sono tutti così, con questo non vogliamo dire che sono tutti così, però capitano delle situazioni in cui qualcuno ha bisogno di aiuto. Ecco, l'associazione ACAD mette a disposizione i suoi legali per cercare di andare incontro a chi subisce degli abusi di questo genere. E diciamo che siete partiti in tour per presentare questo disco, la data noi più vicina è il 20 luglio a Pavia, una band... Esatto. Come dicevamo, inizia ad avere una lunga carriera alle spalle, non siete più ragazzini da questo punto di vista, dal vivo fate ancora gli scatenati, vi buttate sul pubblico come quando avevate 20 anni. Mio caro, no, io dopo che soffrito per la quarta volta, l'ultima volta che soffrito all'ospedale, che mi faceva veramente male la schiena, ho deciso no, dai, facciamo buttare i più giovani, e comunque sì, l'energia c'è, rimane sempre quella, anche perché alla fine i nostri concerti li fa la gente, quando è sempre stato forse il nostro vero grande successo per essere andati avanti 28 anni, noi vogliamo che la gente comunque partecipi ai nostri concerti, deve essere più una festa, deve sentirsi in diritto di venire a cantare sul palco, a buttarsi senza farsi male, tanto noi non ci buttiamo più. Allora ricordiamo intanto il disco Il Lato Ruvido, invitiamo i nostri ascoltatori a venire a vedervi dal vivo, i Pancras al Bubble Festival di Pavia il 20 luglio. Grazie a Paletta per averci presentato il nuovo album, buon lavoro, buon tour. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.